siediti un po' così in posa, non fammi la posa. Un po' Manola? Magra! Manca oh. I tatuaggi. Manca i tatuaggi. Ce l'ho dietro, dietro. E allora? Mi prego. Puoi mettere amore, questa bestia? Conan! Non ci viene perché sta a giocare con la pallina. È inutile. Mo ci verrà da solo poi, dai. Che fa? Tanto c'è. No, sbatte. Vieni, vieni. Qua, qua, qua. Qua. Vai. Vai. Qua. Vieni. Vai che stai, siamo affusci tutta la polvere, dai. Per te. Dai. Mannaggia. Io non lo posso toccare. Ecco. Ragazzi, c'è puzza di cacca. Ancora? Pronti. Seduto? No, ora no. No, è sceso. No, ora no, Conan è rotto cacchi. Vai, vai, ti portiamo al canile, eh? Tanto mica stai registrando. Livia, che te porti? Dai. Che te porto io a te. Dai, al no, ma mai mi permetterei, evviva gli animali. Dai. Con... Allora, vai. Ecco, Conan, ti devi stare zitto. I capelli, Livia. Mamma mia, questo. Oh, dai, hai rotto cacchi. Quanto le pagate le extension? Dai. Non lo posso dire. Senti, c'è qualcuno che ci può sponsorizzare per delle extension? Sì, eh? Ma dai, ma che sono fighissime, che sono ignoranti. Siete due ignoranti. Ecco, pronti? Via. Allora. Abbiamo un ospite super speciale. Super croccante. Molto croccante. Mi sono accorto che lo dita tutti questa cosa qui. Che? Io mi sono accorto, lo dite a tutti? Cioè, voi a tutti dite che sono speciali. No, che vabbè, perché che... ognuno di loro, nella loro particolarità, è un unico. Essere speciale unico. Samuele, hai sbagliato. Oh, sei calmo, a parte no, non no, essere sono grezza. Sono un preciclo. Scusa, io, no. Mi deve venire. È grezza, è di sono sezze. Esaurita. Sezze. Sì. Va bene, comunque, come al solito, io ho la cartellina sfigata, già parlo io con lei, vedi? Vedi la differenza? La vogliamo la chiamare? Va bene. Così ci facciamo raccontare, siamo super curiose di conoscerla. Ed ecco, benvenuto, no come si fa? Va bene, non lo so. Devi sempre contare uno, due, tre a mente. A mente. Uno, due, tre. E no, insieme. Ecco a voi. Ecco a voi. Manola. Ma, no, aspetta, no, lo dobbiamo dire, hai ragione. Vai, dillo tu. È sempre così. E io faccio ed ecco a voi. Ed ecco a voi... Manola Tenti! Ce l'abbiamo fatta, benvenuta, Manola! Benvenuta, grazie. Grazie, grazie per l'invito. No, grazie per averla accettato, perché lo so che siedo. Non è facile. Siediti. Vai, siediti. Vieni anche te. Sentiti comoda, mettiti comoda, sentiti a casa tua, ci facciamo io una avevo, bella chiacchierata. Io avevo messo le telecamere per voi due. Non avevo calcolato che voi siete bassi. Ma lui non calcola mai niente, fa sempre le cose che così. Vabbè, ma noi non ce ne frega niente. No, noi no. Non ce ne frega niente. Ma in questo caso, quindi hai bullizzato me? Io bullizzo a caso. Infatti, hai bullizzato l'ospite. Non tocchiamo questa parola perché in Italia non si può più dire niente. Quindi neanche abbiamo bullo. Detto una battuta così. Qui io non l'ho capita, però dai, va bene niente, così. Lì. Dai, ok. Manola, chi la che dura bella la che sei. Grazie. Non so, spero che ci siano dei telespettatori che non solo stanno ascoltando, ma stiano anche guardando. Sì, dai, diciamo, se hai un gusto un po' colorato. Sei colorata, sei molto tatuata. Sì, vero. Ti sì, piacciono vero. Tanto ti i tatuaggi? Da morire. Da morire, si vede. Diciamo che è la passione più grande che ho. Davvero? Che coltivo da tanti, tanti anni. Vero. Quindi noi ti conosciamo tramite social. E hai tantissimi follower, quasi 500.000 follower, sì, abbiamo visto. Sì, negli anni ho diciamo raccolto questo bacino di persone che mi segue, mi supporta, mi... A cui piaci? Ti piace quello che fai? Ci sono anche un po' di haters. Quelli ce l'abbiamo tutti. Ma io li amo. Figlia mia. Io li amo. Ma io c'ho paura degli haters. No. Già il nome, haters. Io gli rispondo Io li vedo male. Tipo a marziani, no, haters. No. Stiamo vedendo in questo momento, infatti, le foto di Manola. Allora, Manola, diciamo che le tue foto sono belle particolari, belle spinte, lo possiamo dire? Sì, sì? Lo possiamo dire? Sì. E... Dopo lasciami questa, che... Dopo. Che ti piacerebbe, Livia, avere quel Mi piacerebbe. No, qui. Io lo sai che ho fatto, ma no, te lo faccio vedere subito. Sono venuta qua io a fare queste. Io mi sono comprata una cosa per fare come te. Guarda, aspetta.
guarda te. No, guarda. Vi prego, questa la dovete vedere. Non potete solo ascoltare, ma questa la dovete vedere. Lilli non lo sa. Leva tutte quelle extension davanti. Guarda, mettiti un po' così in posa, fammi la posa. Un po' Manola? Magra! Ma anche i tatuaggi. Manca ogni tanto, ce l'ho dietro. Allora, vi prego, fategli una foto, fagli una foto, fai qualcosa. Però vedi come, vedi? Le donne come si liberano. Sì, vedi, amore, io infatti... Tu mo non ce l'hai, vabbè. No, io no, tiratele fuori, che vendono. Censuriamo. Cioè, obliteriamo. No. Sai che la libertà è la cosa più importante. Quindi ognuna si deve sentire libera di fare quello che vuole. Quindi a te... piace fare questo tipo di foto e noi siamo qui per raccontare queste foto, il perché, da dove nasce questa tua passione magari di esporti anche in questo modo, no? Allora, probabilmente diciamo che io sono stata molto fortunata perché non credevo, e questo lo dico sempre, di arrivare a questo punto magari con tanta popolarità. Perché poi è la popolarità social è relativa. Nel senso, però è sempre una popolarità importante. E io ho cominciato per gioco. Ho detto, vabbè, apriamo questo profilo, giochiamo, faccio la foto. E vedevo che ogni volta aumentava. Avevi risposta, Avevo risposta. Però erano cose molto amatoriali, nel senso le faccio da sola, con un cellulare neanche, poi chissà all'avanguardia. No, anche perché io che ho aperto il profilo Instagram sono 6-7 anni. Beh, quindi è un risultato importantissimo. Quello che io ho cercato di fare è di non sparire. Cioè, nel momento in cui vedevo che c'era una risposta, quello che non volevo era essere la meteora, no? Quindi ci sei sempre stata? Ho sempre messo contenuti, ma non ho mai messo troppo di costruito, nel senso che ti chiamano mille fotografi per fare mille foto. Io nel tempo ho capito che la gente invece voleva vedere te, Manola, me, però fatta da me. Io faccio un set fotografico bellissimo, che anche io dico, porca miseria, non sono io, grazie, questa meraviglia. È vero. E ti fai mille like, ti fai un selfie in macchina, che dietro c'è la borsa della spesa, eccetera. È vero. 5.000 like. Ma perché? Perché così. Ma è la busta della spesa? No, però in quel momento dai qualcosa di tuo e la gente veramente apprezza. Di tuo, come sei tu nel momento e la gente in cui apprezza la quello. Apprezza la tua verità. E quindi a differenza di tantissime ragazze che sono nei social, che sono bellissime, giovanissime, perché io oltretutto non ho neanche dalla mia una gioventù, perché io lo dico sempre, io ho 41 anni, sono dell'82, però ho una risposta... che è così da anni. Quindi come ti definiresti te? Influencer, ho letto che non ti piace assolutamente. No, influencer no, perché io non credo di influenzare nessuno, nel senso non mi sentirei neanche di consigliare. Però un po' influenzi le persone a dire... Io vorrei influenzarle in un mood mentale e di non preoccuparsi... Io non metto questo perché poi allora poi dopo... Guarda che quello, dopo 3 secondi, se ne ha dimenticato. Sì, perché i social è... Te vedi, ma poi ti dimentichi. Io non mi ricordo quello che ho visto 3 secondi fa. E magari è una cosa che non mi piaceva. Quindi, che te ne frega? Io ho cambiato tanto il mio carattere. Cioè, me lo sono scolpito nel tempo. Ho passato anche momenti... Assolutamente, perché immagino. In down totale, perché non è semplice. No. Mantenere sempre quel ritmo. Quel ritmo e soprattutto quella linea di, passatemi il termine, sanità mentale, perché la gente è cattivissima. E poi è cattiva, per esempio, con me, che io faccio contenuti, tra virgolette, familiari. Figurati con te, che magari ti esponi un pochino di più, che cosa possono... Ti dicono... praticamente di tutto. Negli anni ho capito che ti dicono le loro frustrazioni. Bellissima, sono d'accordo. Io questo sì. Ci sono arrivata perché dicevo, come fai tu a avere questa cattiveria per una persona che non conosci? Cioè, io non ce l'ho. Ma soprattutto non ti piace. E soprattutto non scrivere, non guardare. Questa cosa non mi piace. Guardare, non la offendo, non la guardo. Seguire, fai col dito, come si dice? Via. Ma non mi appare neanche nelle ricerche una cosa che non mi interessa. Io nelle mie ricerche ho delle cose che comunque
sono inerenti a quello che faccio io o che mi piacciono. Certo. Che, cioè, però se mi capita davanti una cosa che non mi piace, perché la devo, perché devo avere quella rabbia? Se ho la rabbia vuol dire che non sto bene. Che non stai quindi bene. Ho capito che tutta quella rabbia, quella cattiveria, quell'offesa era un problema degli altri, non mio. Non fatto bravo. Quello scalino, me ne sono praticamente fregata di tutto. E lo dico sempre, anche che mi capita di avere... Mentre tutti pensano che il mio profilo sia pieno di uomini, ed effettivamente la è pieno di uomini, certo. Ci sono anche c'è una nicchia di donne che mi scrive e mi scrive come fare addirittura a ritrovare una freschezza in un rapporto, un consiglio per un intimo. La stessa cosa l'hai fatta tu adesso. Sì, non sì. Te ne sei accorta, hai visto me e mi hai fatto vedere il reggiseno. Guarda, ce l'ho come ti piace. È vero. Un attimo. Vero. Io non l'ho studiata a tavolino questa cosa qua. Io l'ho ci studiata, sei arrivata? Ci sono arrivata. Ci sei arrivata con il tempo. Ma tu hai anche un account OnlyFans? Sì, da un anno. Ti prego, raccontami OnlyFans. Io pure mi volevo, io pensavo all'inizio, lo sai che cosa? Che OnlyFans, ho detto, mo mi iscrivo a Instagram, a Facebook. E OnlyFans. Ho letto OnlyFans, ho detto, mo mi iscrivo... Poi ho detto, vabbè, a pagamento, no, non mi iscrivo al suo corso di OnlyFans. Poi ho detto, vabbè, questo ma come sarà... a pagamento? Ma mica il tuo è pagamento. Che ne so, pagano non ho capito. Pagano per vederti, pagano gli altri per vederti, a te. Ma io neanche io mi sarei iscritta se devo pagare. Pagano lei per vedere, e io voglio sapere, ti no, prego. No, ma scusa, no, zitta, no. Ma sì. i fans, OnlyFans, perché solo i fans ti possono vedere, i fans. Quelli i che pagano, fans. I fans che pagano un'iscrizione, un abbonamento mensile, e ti fanno delle richieste specifiche. Fanno anche... delle ma anche no, devi essere... te in quel momento contenuti. Lì, cioè quel social lì, allora che adesso devo dire una cosa, perché dilla, tutti dilla. La devo dire. E dilla, sì, qua sì. Puoi dire tutto. No, questa la devo dire e perché dilla. Ce l'ho qua. E ce l'hai là, dilla. E la devo dire. E là, là c'è il cuore. No, no, qua c'è. Scusate. Scusate. No, io ho visto milioni di TikToker, influencer, che per avere un briciolo di visualizzazioni in più devono offendere le ragazze che fanno OnlyFans. È vero. Veramente. Io non... È una cosa che mi fa impazzire, perché io non parlo di quello che fanno gli altri. Invece hanno bisogno di parlare discreditare. Ma io faccio l'università, ma a me che me ne frega. Ma perché certo, quelle che fanno l'università e poi per io ho un'amica per ricaricare che il telefonino fa l'università che qua, fanno. Che si vende le foto su OnlyFans per pagare. Sì, ma non solo, certo. Se le vendono anche in classe per ricaricare il telefonino, gli fanno vedere si un... sa. Ecco, quindi si basta, sa. Chiudiamo. Quindi, cioè, OnlyFans tu lo apri, mostri quello che vuoi. Cioè, non per forza ci deve essere... chissà il sesso tra il sesso porno, proprio io per esempio porno. Non ne ho certo sono io sola come ho deciso di portare avanti Instagram da sola per ora perché domani non so quello che farò porto avanti OnlyFans da sola che richieste ti fanno ma perché di la solito con chi si fa OnlyFans non lo puoi dire scusa OnlyFans se lo può fare tutti cioè anche mia madre si potrebbe fare OnlyFans ma io e te non ci facciamo OnlyFans ma OnlyFans ma che facciamo io ma e lei a OnlyFans. Ah, i guarda che i piedi è un business. Mi sempre un sacco di... Mi chiedono... No, ma i piedi... C'ho la micosi a un piano. Che schifo. Faccio brutta figura. Non ne frega nulla. No. No, non lo dico. No, io ho bei piedi. A me sono richiesti. Tu c'hai i piedi. Non la taglierò mai questa cosa da me. Cioè, no, no, non lo faccio vedere, manco se mi spari. Che fa il pittino fai vedere un piede solo. No, mo sono andata dal podologo mi guarisce. No, fai vedere i piedi con i tacchi. Perché? Piedi con i tacchi. Piedi con le calze. Vogliono i piedi con le calze. Piedi con le calze velate. Che io ho sempre detto, poi ho smesso vabbè, di farmi sta domanda. Col sandalo, vero? Non col sandalo. Con le dita. Hai capito? Vabbè, ma le richieste più strane, ti prego, una strana. Ma strano, le richieste strane per assurdo ti fanno riflettere, perché hanno bisogno di, le persone hanno bisogno di parlare, non ma tanto. Ma ti rendi conto? Sì. Ma sì. Che problema, quindi voglio parlare, parliamo. Parlano, cioè gli chiedi, dici guarda voglio parlare con te, dici guarda una tip, 10 minuti, sono 20 euro. Certo. E quello parla, è assurdo, io mi sono trovata a parlare con una persona che ha speso, e non me ne vergogno di dirlo, 100 euro. Ma perché, certo. Perché la sua fidanzata non era più quella di prima, cioè non è che non mi ha chiesto quindi, le foto dei piedi. Quindi vedi, quello che voglio dire è che vedi che poi alla fine uno giudica OnlyFans, dice OnlyFans o lo sesso porno, poi no. Alla fine non è vero, perché no. Lei si è fatta... Il problema sono gli psicologi, costano magari, troppo. Costano, ma no, a parte no, quello lo che lo psicologo magari... certe volte, io l'ho fatto, è un periodo, guarda onestamente io ho fatto tutti anche l'abbiamo io. Fatto. Tutti, e è la cosa migliore che abbia fatto per capire che non ci dovevo andare io.
però che ci doveva andare quell'altro, però. Gli altri. Però a parte quello, lo psicologo non è comunque un estraneo. Chi mi segue da anni, porca miseria, sono 10 anni, lo sa, certe volte trovi le persone che ti salutano e ti dici, madonna, ma questo chi ha fatto una figura? Invece dici, no, ma io ti seguo. Cioè, la gente partecipa alla tua vita e quindi si sente libera di dirti qualunque cosa, certo, anche delle cose private. Quindi OnlyFans è, sì, tutto quello che è esplicito, perché anch'io faccio esplicito, perché una foto ti togli tutto, è una foto esplicita, ci sarà, certo, quello che la compra per X suoi motivi, a me non mi interessa. Non te ne frega, appunto. Però c'è anche la persona che ha bisogno di avere un contatto con te finalmente, e lì lo può avere. Parlare perché con qualcuno. Tu che hai OnlyFans, le persone che ti seguono pagano, non è che puoi far finta di niente, che dici vabbè, mi prendo soldi e chi se ne frega. No. Comunque sei presente in delle ore del giorno. Se decidi di farlo, lo devi far bene. Quindi quando ti dicono sì, tu non fai niente, non faccio niente. Ma guarda, i lavori, cioè il lavoro che è dietro un telefono, dietro, guarda, questo è un lavoro. Sono che ti stanca, certe volte ti fa arrabbiare talmente tanto che io dico certe volte, vi prego, fatemi mandare al frutta e verdura, l'essere lunga, voglio tagliare i gambi dell'insalata. Io ho un problema con lo sponsor che ho, che guarda, mi fa due colpi così ogni volta che devo mettere i video, i contenuti, mi chiama, devi fare, cioè, un lavoro, eh. Sì, è un lavoro, è proprio un lavoro, sto capriccio, è un lavoro, è un lavoro pesante. E soprattutto quando arrivi a dei livelli, anche magari che hai la tua popolarità, cioè devi avere anche delle persone per te, sì, perché te per da te. Sola non puoi fare tutti i contenuti, cioè ti arriva a casa un milione di costumi, un milione di giacchette, un milione di foto, e devi avere le idee, perché non puoi farle tutte uguali. Oh, stavo pensando alle... Ma ti rendo che hai usato le mani. Sono due povere ragazze, hanno lo stesso problema. O li fanno loro, hanno lo stesso problema. No, no, perché io pure mi succede così, poi ti dico, vabbè, con la famiglia, con i film che devi cucinare, magari ti arriva quella, entro le 10 devi mettere la storia. E io come faccio? Cioè, la devo far bene, aspetta. No, la devi far bene, aspetta. Lì poi impari a fare, sì, quelle programmate. Sì, gestirti, brava, ti programmi. Te le programmi, le fai prima, quella parte da sola. Vero, Samuele? Sono brava? Non so di cosa parlare. Dai, su. Sì. Però non mi è mai piaciuto il mondo dell'influencer in sé. O sei una persona che veramente hai una credibilità, oppure tu che esci di casa, hai 10.000 follower, che a oggi per me non sono niente, perché a oggi non sono niente. Il fatto che mi arriva a casa questa tazza e dico, bevete in questa tazza. Sì. Sì. Ho capito. E lei ha bevuto. Tu visto che hai detto tazza? Ma funziona, è influenza. Perché sei influencer. Sei influencer. O mago. Maga. Ecco, a proposito di maghi, ho letto anche questo Circo Nero. Ah, ok, no, vabbè, ma il Circo Nero è praticamente un... Ce lo spieghi un po'? È una sorta di... Io li chiamo amici. Ok, un gruppo, è diciamo. È un gruppo, okay, che poi fondamentalmente è un gruppo di artisti. Di artisti, infatti ho visto, sì, fanno delle cose incredibili. Sì, sì, sì. E, sono circensi? Cioè sono circensi e sono anche... Quello che è bello è che sono persone che hanno voglia di esprimere un io che è magari dentro guarda, di te. Lì. Ma quindi non l'hai fondato te? Io ci sono arrivata... Dopo un po' che mi è stato chiesto, stiamo vedendo le immagini appunto, sì, del circo. Sì, io vedo anche un po' di no, questi fa paura. Io sono un po' così. Lei hai paura? Lo sai che dei pagliacci anch'io? Ma io quando, cioè lì ci sono i miei amici che conosco. Certo. Quando si travestono, mi viene, cioè, mi dà un po' di ansia. Ci ricordiamo It. Ci siamo ricordati. Ha fatto dei grandi danni. It ha fatto danni, e come lo squalo ha fatto danni. Poi io non posso entrare in acqua che sento cioè che cazzo. Ma poi arriva, primo, quello che essere? Era dell'epoca nostra, era solo la testa, la perché poi dietro c'era il... Bravo. Lo so, ma io appena entro in acqua, arriva che sto qua, faccio, oh, vediamo, tutto a posto, vado avanti. Senti la musica. Sì, il circo è qualcosa che ti apre tanto anche la mente, perché lì lavori con tutti. Che fai all'interno? Che ruolo hai te? Io all'interno dipende, ho il mio costume che è questo coniglietto nero un po' particolare, se no ci sono varie cose, quello che ti senti di interpretare. Sì, è un travestimento. È un travestimento. Cioè, è proprio un travestimento. Però ti apre tanto la testa, perché lì ho avuto l'opportunità di lavorare con drag che hanno fatto Drag Race, quindi hanno un'esperienza. Mi hanno insegnato tante cose nei trucchi, nell'atteggiamento, e poi un'apertura mentale, che ormai per me lavorare con una drag, con
non c'è differenza. Bello. Non la ho libertà, la libertà proprio. Non mentale. Ho quel preconcetto, capito? Non ce l'ho più. E questo mi ha. Ti ha aperto proprio gli occhi. Sì. Cioè, non mi ha aperto gli occhi, no? Mi ha aperto gli occhi e mi ha fatto decidere dalla parte in cui non sarei mai voluta stare, che è quella del moralizzatore, si dice, mi vorrei sbagliare. Quello col dito così, è perché tu hai fatto questo, è perché tu hai detto quello, non si dice, non perché si fa. Perché non si è fatto OnlyFans, bla bla bla, e poi ci sono ragazze, io compresa, che guadagnano delle cifre, che OnlyFans fattura mensilmente 90 milioni di euro. Ragazzi, la gente guadagna, vuol dire che c'è una richiesta. Ma no, sparisce tutto. Una domanda, io così, no? Io ero, cioè, sono di Foggia, pugliese, un po' sono nata nel bigotti, nel senso un po'... Io poi sono cristiana, però a modo mio, come la pazzia che c'è. Credo, ma non ci voglio andare in chiesa la domenica mattina. No, io prego quando sento di volere il contatto, non voglio avere il contatto, non ci prego. La libertà in tutti. Io sono dell'idea che ognuno deve della vita a modo suo, per come ha gli occhi e per come le formazioni. Però quello che dico... Ma in famiglia, i tuoi genitori, i tuoi parenti, c'è un cugino che ha fatto, ma che tu hai detto, no, cugino per me... Andassi a fanculo, per dire, no? No, è andata proprio così. È andata a fanculo, lo sapevo, ma io me lo sentì. Perché... Però solo il cugino, Altri parenti. Tanti. Tutto l'albero genealogico. Perché hanno fatto i morali. Perché sono d'accordo. Però, guarda, su quello, io quando ho aperto OnlyFans, la prima cosa che ho fatto sono stata io a dirlo ai miei. Brava. Perché quello che esce dalla mia bocca è la verità. È la verità. E loro hanno accettato questa cosa? La sì. Stanno accettando? No, l'hanno accettata, non gli interessa, perché sanno comunque... Chi sei tu. Cioè io non sono mai stata una persona che gli ha creato problemi in adolescenza o che ho dimostrato di non avere sanno che persona la testa sei, per cui, okay. Sulle spalle. Cioè, quindi se ho fatto quella scelta evidentemente era la scelta giusta per me, che non mi sarei messa nei guai e che sarei stata pronta anche... ad affrontare quello le che critiche, poi comportava ma tanto comunque mi criticavano comunque per Instagram sì infatti quindi cioè sì, allora te lo do io il metodo il modo per criticare critica almeno su qualcosa di concreto puoi criticare certo almeno critichi adesso puoi criticare però non mi interessa io quando sono in pace con mia madre mio padre mia sorella basta punto se mi manca un pezzo di pane è più probabile che se io tra un mese suono qui scende lei e me lo dà che suono ai pare a me è uguale io uguale te lo dico proprio siamo tutti un po' così siamo un po' così, tutti così nella parenti. Stessa barca sì. Perché i parenti te li ritrovi, gli amici, i conoscenti, scegli. Li scegli. I parenti, oltre che te li ritrovi, non gioiscono mai per delle tue vincite, no, delle tue vittorie. Perché loro hanno fatto diverso. Perché loro, ho i figli... Mia figlia si è sposata, io no. Quindi? Te l'hai cresciuta così, però chiedi a lei se poi fondamentalmente è felice o no. È vero. Secondo me no. Perché poi dopo, sì, ok, sei sposata, c'hai un figlio, però c'hai una vita in totale frustrazione. Noia. Poi mi faccio una volta l'amante, poi l'amico, poi mi faccio la foto al mare nello scoglio. Ma allora fatela a casa. Brava. Cioè, capito? Fatela sul letto. Io nel letto, io nel letto tutto l'anno, sei te in vacanza, nello scoglio, una foto. Il senso però è lo stesso. Ti vuoi far vedere come me? Io lo dico, magari ho un ego... un pochino più alto non lo so sì probabile ego quindi, sì c'ho l'ego probabilmente ti senti quindi, anche ragazzi, libera guarda che è fondamentale cioè, Manole c'ho l'ego che poi l'ego aspetta ho mille oddio mi si vede qui benissimo quello che abbiamo tutte quello che abbiamo fammi la punturina prima se proprio di, devi prima sì. di OnlyFans avevi una vita diversa quindi avevi un altro lavoro sì cos'è che rimpiangi qualcosa della vita vecchia che cambieresti con questa nuova e viceversa oppure hai chiuso quella porta vuoi la verità sì. No io rimpiango niente lo rifarei non prima di quella vita cioè lo farei proprio in quel esatto momento in cui l'ho fatto perché ero veramente pronta per fare quel salto convinta, là. Convinta, ma però, si vede che lo... Cioè, sì, si vede, quella infatti. Io non l'ho fatto. Io la seguo da tanti anni, so che aveva un negozio prima. Sì. Infatti avevo letto che avevi un negozio. Sì, io avevo un negozio d'abbigliamento che per me è stato il mio grande amore. Tuttora per me la vendita
perché mi piace il contatto, certo, con le persone. Poi non riesco mai a vedere il male, quindi per me conoscere le persone ti arricchisce, mi arricchisce, mi dà sempre qualcosa, certo, quindi già quello per me è stare bene. Il negozio sì, mi manca, però non mi manca tutto quello che c'era dietro, che non era sereno. Che non era facile, che non era soprattutto facile, in Italia non è facile, poi dopo Covid, sì, ragazzi, sì, no. Per cui è ovvio dopo che non Covid. Ripiangi. Dopo Covid la banca ti manda da pagare, ma te non hai fatto i POS, quindi devi pagare il carro. Non ho fatto i POS, ero chiusa. Ma secondo te poi devo avere remora di vendere le foto dei piedi su OnlyFans? No. Neanche un po'. Brava Manola, senti, ma tu su un noto sito ti sei definita suicide girl, si dice così? Allora, più è che, vero? Allora, che cosa più implica che sta io, cosa? Allora, suicide girl era un movimento okay, che è nato in America, che poi ha dato vita alla prima piattaforma dove si vendeva contenuti, che era Patreon, che non lo sapeva nessuno, America usata ancora, sdoganata, noi siamo un po' antichi, arrivati dopo noi. E loro erano queste ragazze tatuate che avevano questo, come dire, come una corrente di pensiero, no? Okay. E quindi mi hanno definito questa suicide, però io fondamentalmente non ho mai fatto servizi fotografici per Suicide Girl Italia o America. Ma quindi non è proprio il senso della parola, no? No, assolutamente no. Poi per me no, figuriamoci, io amo ti vedo, guarda, trasmetti positività, gioia, sì, di vivere, mi piace. Guarda, io sono un po' dark adesso che c'ho. No, questa è gioia di vivere. Questa è gioia e te la di stiamo vivere. Preparando. Questa la pizza perché... con la mortadella, è la pizza con la mortadella è la felicità, è la gioia. Gli odori, il sapore, dove la dove ti porta l'odore, il sapore? A qualche periodo particolare della tua vita? Guarda, per assurdo è molto particolare questa cosa qua, perché mi riporta io ragazzina che andava alle elementari e mi prendevo questa rosetta, perché io amavo la rosetta con la mortadella. E quindi ho un ricordo di me bambina, alta, brutta, con i capelli tagliati da mia madre. Da mia madre, pure io. La chapelle, che mi metto l'extension per colpa sua. Invece casco. Ora con l'extension come va? Con l'extension adesso va benissimo. Adesso ho preso confidenza. Cerchiamo sempre uno sponsor noi per l'extension, eh? Guarda Manola, che cosa ti ho preparato, aspetta che senti Manola, aspetta. Ma questi tatuaggi, ogni tatuaggio ha un significato, immagino, non come li ho fatti io, che li ho fatti per moda e per cui adesso non vedo l'ora. Allora di io ho cominciato a tatuarmi abbastanza grandicella, nel senso, aspetta, che avevo 20 anni. Vorrei far vedere, c'è la regia, no, tu guardate, lì guardate, un pezzo di pizza in mano, guardate Manola, e io con questa, con felicità, me la tengo e me la mangio. È stata un'investitura, non è, questo una lo cosa copro fisica, ho capito, ma guarda, ti vuoi sentire l'odore? Nel frattempo diamo un pezzo, senti l'odore a Samuele, mettetegliela sotto al naso, così si impara. Questo lo do un pezzettino a Conanindo, un pezzettino a te, dai, così non rompi quello. Lui piange perché le lacrime. Dove ti riporta a te l'odore della mortadella, il sapore? Dove ti riporta? A un mese e mezzo fa, quando potevo mangiare la mortadella. Ma guarda, a 10 kg fa, però lo devi dire. Ho dato un morso io per te. È buona? Lo descrivete? È scioglievole, è quella che si scioglie. Poi dove la compriamo noi? Questo posto è stupendo. Non l'hai comprata? Ma che ha comprato? Non lo sai dove viene in realtà. Ale? No, l'ho comprata lì. Si può dire? Al CTS. Quella buona, col pistacchio. Col cuore dentro e col pistacchio, certo. Col cuoricino. Ma se la mangi una volta, guarda che non succede niente, Ci metto un mese a perdere. Ma non è vero! In 3 minuti prendo 1,5 kg. Non è vero, non so, non funziona così. Non funziona, fidati. Ma io sono perennemente a dieta. Niente, non ti voglio tentare, Noi non vogliamo fare le tentative. Amici come voi, posto. Guarda che il problema del pezzetto poi è che non ti limiti. È vero. Se io vengo lì... Se viene lì... Guarda, questa l'ho nascosta così. Col coltello. E invece io sono una freddura, ma non la senti questa, sugli uomini? La dico. Vai, leva quei capelli dal microfono. Mamma mia. Io se parli di uomini mi viene in voglia. Allora, una coppia a letto, lei gli dice, no, non mi piace farlo con te. E lui dice,
come puoi giudicarmi in solo 5 secondi? No, vabbè, dai, va bene, dai. Si poteva giudicare anche solo la vista, Cioè, praticamente l'ha guardata. L'ha guardata appena... Via, guardata, via. È venuto. Vabbè, capitano tutti, allora, credo. Invece voglio sapere a questo punto, mi è venuta in mente una domanda così estemporanea, no? Ecco. Visto l'esplosività, come si dice? L'esplosione. L'esplosività. Di questa signorina che è qui con noi, signorina. Ma no, la signorina, questa cosa. Non mi sono mai 47 anni anche. Ah no, ce n'ha 43, 2. 40. Non l'ho neanche mai convissuto. Veramente? No. È ecco. Proprio una allora sta bene. Allora secondo me, è più difficile trovare un uomo perché vedi lei, no? È impossibile. È impossibile. Raccontaci perché? Questa cosa che mi interessa tantissimo. Allora, è impossibile perché... Allora, uno, devono digerire una persona di carattere. E seconda cosa, devono digerire OnlyFans. Devi trovare uno che sta su OnlyFans anche lui. Ma quindi prima di OnlyFans era più facile o già era difficile? No, era già problematico perché già Instagram aveva portato i suoi frutti marci che cadevano dalla pianta. Con OnlyFans ho dato la botta finale. Hai deciso per una castità eterna. Quindi. Senti, ma hai bisogno, ti posso dire? No, Senti bisogno di un uomo? No, vedi. Io nei periodi in cui ho avuto fidanzati sono stati i periodi in cui stavo peggio. Ti sentivi limitata? Mi sentivo che gli dovevo rendere conto a una persona che non rendeva conto a me. E allora non è un gioco alla pari. Allora gioco da sola e faccio quello che voglio. Giudicabile? Pace. Sì, arriverà magari il momento, no, che avrai bisogno di avere una persona vicino. Io ti dico, non lo devi cercare. Ma io non ho questo... io vedo... Molte mie amiche si sentono la scadenza, no? Sì, sì. Cioè, perché noi dopo i 40 sembra che abbiamo proprio l'etichetta, sì, no? Scade 40, il... Ma che fai? Fai un figlio a 40 anni? Posso fare anche a 45. Sì, se me la sento, e soprattutto la domanda che ti devi fare è se lo voglio. Perché non è detto che per forza io debba volere un figlio. No, ovvio. Siamo liberi. Ma anzi, uno è più sincero con se stesso se dice io non lo so se lo voglio. Io oggi, non avendo nessuno vicino a me... E non sento la necessità. Poi magari esco di qui, vado a prendermi un caffè. Come è successo a me? Io l'ho incontrato per caso. Veramente trovo l'uomo della mia vita. Da qui a 6 mesi faccio un figlio e una famiglia. Io non posso pensare già così lontana, perché non è possibile. Ho avuto anche delle relazioni lunghe, una di 7 anni, una di 2 anni. Però non era per me. Mi servirebbe una persona molto, molto, molto open. Molto intelligente, soprattutto, che capisca, open, che open, capisca la tua... Aperto, nel senso che capisci che quello è un lavoro. No, non vorrei... Sì, ma ci sono, eh. Quello è un lavoro. Quello è un lavoro, non ti tolgo nulla. Non ti tolgo nulla, non è che è una cosa di sentimento. Poi è l'uomo. No, però l'uomo devi pensare che l'uomo... Fa fatica ad accettare. È molto per lui è faticoso, perché per lui è una cosa... diventa una sua proprietà. Io non so la proprietà di nessuno, neanche mia, perché poi se il mio corpo decide di prendere una direzione neanche io riesco a contrastare. Però devono avere questo senso di dire no, questa è la mia donna. Sì, ma la tua donna non decidi te. C'ha un'anima, c'ha un pensiero. Allora io mettiamoci nell'ipotesi che dovessi trovare che ti fidanzi. Cos'è che Manola non sopporterebbe dall'altra parte? Di un uomo? Sì. Cosa dici? Questa cosa qua, se la fai, finita subito, 3 secondi. Guarda, io, per me puoi fare qualunque cosa. L'unica cosa che io non transigo, e per me è immediata, io ho chiuso la mia storia di 7 anni in neanche mezz'ora, è che tu mi prendi in giro. E che tu mi umili davanti alle persone. E umiliare non è... È incazzata? Perché sì, è una cosa di tu. Ma non ero io, È molto incazzata. Sì, no, ma ha ragione. Ha toccato una cosa che le ha fatto molto male. Perché io vengo giudicata magari perché hai OnlyFans e tu magari io vado a letto, spengi il telefono e magari ti fai i fatti tuoi, chatti con tutte. Dimmelo, vuoi un rapporto libero? Fammelo sapere. L'umiliazione è l'umiliazione verso gli altri. Cioè, tu che cammini, no, chattare, però è tu che magari sei a fare la spesa con la tua compagna e questa la sera prima era con un altro. Te vieni umiliato come persona. È vero. Vieni proprio bistrattato. E per me è intollerabile. Non sopporto il tradimento e la bugia, la menzogna, perché non c'è bisogno con me. Perché finché poi soprattutto mi dici la verità, magari con una come te, no? Se mi dici la verità,
Sì, mi posso arrabbiare, però possiamo trovare un punto di incontro e possiamo parlare. Certo. Io cercherò di non aggredirti perché poi, sai, d'aggressione nella però se mi prendi per il culo. Ne ho un'altra. Posso accettare di farmi prendere? Devo accettare io di farmi prendere in giro, ma che tu me la devi dire. Il tradimento, ma quando, allora, visto che meno male su OnlyFans, ma immagino avrai anche fidanzati, sposati. Assolutamente allora, sì, la maggior parte, 99.99%. Da quando inizia? Cioè, se io mi iscrivo a OnlyFans, non lo so come funziona, io ti chiamo e non voglio parlare, come ho detto prima, ma voglio fare, diciamo, come si... Un momento di felicità. Che vuoi fare tu? Ma state buono. Insomma, un momento di felicità, brava, ha detto bene lei. È tradimento, è masturbazione, che è? Ma, sinceramente, allora, le donne devono capire... Anche questa è una cosa che molte non accettano. Spiega, che può essere che siamo chiuse, dai. Gli uomini non abbandoneranno mai la masturbazione, mai. È vero. Perché è un contatto loro intimo. È vero, vabbè, ma lì... Quindi... Ma è fisiologico lì che devono eruttare. Guarda, veramente, vai al bagno, fuori. Poi torna e continuiamo a parlare, così te ti sfoghi sì, e siamo tutti ogni due felici. Giorni loro devono buttare fuori. Però è come, cioè, se tu vai in bagno e apri noto sito porno e guardi una, oppure hai l'abbonamento... Ma non c'è interattività. Cioè, non c'è interattività. Io non so come funziona esattamente, perché onestamente, però so che ci sono, non credo che sia su OnlyFans, però ci sono delle cam girl che vai e fai una cosa... Ma fare cam anche su OnlyFans. Cosa per te, no? So, se io faccio questa cosa qui, mia moglie pensa che l'ho tradita o no? Perché sì, cos'è? Cioè, una donna che non riesce a capire che quello è uno sfogo, per lei è tradimento. Però lì il tradimento secondo me sarebbe, ma scusa, ma ci sono dei siti gratuiti, a me mi darebbe fastidio che vai a pagare, perché quei soldi li toglie la famiglia. Sì, questo mi sta bene, ma quello, se conto guarda, da donna... No, diversa, io apro un sito e vi trovo un film, diciamo, fatto, girato... una cosa cinematografica. No, perché io tanto quello lo fai quando ti masturbi, vai a vedere il sito. Oh, porno. Vai a su YouPorn e vedi. Vedi. Invece che ad avere un'immagine. Questo è interessante. Dall'altra parte c'è una persona che risponde con me. Se hai un'interazione, io donna, moglie, se hai un'interazione. È tradimento. Per me se lo fai una volta e me lo dici e mi dici amore, volevo vedere, mi sono fatto... Se lo fai, che ogni giorno ti vedi sempre con quella stessa donna, vuol dire che mentalmente ti sta avvenendo un interesse particolare, a quel punto mi incazzo. Quindi è tradimento. Mi incazzo proprio. Per te Livia anche. È una mancanza di rispetto. Brava, quindi e poi i soldi. Sostanzialmente cioè... sei un amante virtuale se fai cam o no? Chiedo per un amico. Se potrebbe essere. Non io, non sono lei. Un amante non virtuale. No, non lo faccio. Nel senso, io non mi viene sento scelta. La tua amante virtuale, perché a me di te non me ne frega nulla. Brava, lei viene cioè, scelta. Passati 10 minuti e visto il maschio, conto che sale. Ma lei non è il maschio. Cioè, ce l'hai qualcuno che è ripetitivo? Cioè, no, come certo, si dice? Cioè, ma quelli, certo. Magari lui quelli. È quasi innamorato, comunque preso. Però lo metti in conto, ma non è che lo devo mettere in conto io. Lo devi mettere in conto te. Cioè lei una volta che chiude stop questo fine. Questo è completamente difficile, perché mi vengono altre 2000 domande. E falle, però vabbè, ma però cioè, lei una volta senso, che può mette dare stop, una risposta. È stop, chiuso. Ciao, buongiorno, va a fare cioè, la spesa. Per me veramente lavoro. Cioè il lavoro allora, è che con te faccio, se tu mi allora, compri un'altra domanda. Una cam da 10 minuti. Aspetta. Siamo fuori dalla cam, no? Allora, se io vado al bar, incontro Manola, piuttosto che Livia, piuttosto che mi intrattengo, a un certo punto diventa che c'è una storia, io sono sposato e viene fuori un tradimento, va bene, fisico. Io invece vado nella cam e vado comunque con Manola sì, o vabbè, certo, persona, sono qui io non... che sia, e faccio comunque delle cose che con normalmente Manola le faccio con mia moglie, anche diciamo digitalmente. Quello lì, secondo Manola, non è tradimento, quindi quello lì è un porno, io guardo un porno. Interagisci col corpo. Comunque, Samuele, la domanda è troppo complicata. Ti ci devi trovare nelle cose. Ma non è una domanda che devi fare a me. È una domanda che devi fare a te lo stesso. Sai perché se la sta? Perché quello vuole cominciare. Esatto, dammi il telefono che chiamo Cristina. Adesso mi innervosisco. Allora, secondo me. Ma la domanda te la posso fare io. Sì. Tu, se mi chiedi a me una cam, stai tradendo tua moglie o no? Secondo me, se si parla come hai detto te, no. Ma se c'è la masturbazione, secondo me sì. Quindi se tu ti masturbi, guardando ma YouPorn come? È un tradimento. No, su YouPorn non è un tradimento, perché è una cosa
come si può dire, fatta, confezione, okay, come quando vai al film. No? Quindi cioè, però se Manuela la vedi una volta sola e ti masturbi una volta e poi non la vedi più? E lei ti fa, ah sì, ah, e interagisce, quella volta tu vieni e finita. Ti sto parlando proprio come... Ma non ci ho mai pensato, ma penso che forse così... Boh, ma te lo sai perché fai questo? Per, lo sai perché ti ecco, pensi ecco, vai, vai, aggrediscila. Pensi, certo, pensi che è tradimento, perché nella tua testa ti hai già pensato che se lo scoprisse tua moglie si incazzerebbe. Perché sì, sennò... Per, sicuro, te ne incazzeresti. Sì, mi incazzerei, certo, ma te hai pensato quello, non hai risposto di getto maschile, sai che te frega. Sono lì davanti. Però fatto? Io rispetto. Io per quello, so, con tutto rispetto all'infanzia, no, io vado da mio marito. Guarda, no, guarda, però. A parte quelle che sono bellissime, cioè delle tette. Ehi, non si dice che siamo in pubblico. Un seno bellissimo. Lei ha un seno bellissimo. Potresti grazie fare mille delle foto. Chiediamo la liberatoria, no, pensante. No. Se... Beh, mio marito è calabrese. Infatti, vedi come mia nonna. E lui, beh, quindi è molto. No, figurati, no. Poi io sono timida, veramente sul serio. Io sembro tutta così. Sono... Però sei timida. Molto. Comunque la cosa importante. Ti dico, cioè, se cado io rimango a terra perché qualcuno vabbè, mi vede. Per la rimango a terra e non mi alzo. Come ho fatto con Fiorello. Vabbè, comunque, a parte tutto. Comunque, fatto bisogna lasciare. No, 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 non lo voglio dire. Voglio sapere. No, no, no. Lanci il sasso ora. Non adesso racconta la storia di Fiorello. No, 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 dai, Fiore. Extension, Fiore, no, se no, ci no sta guardando, magari un giorno sarà, avremo l'onore. No, no, un giorno andiamo da Fiorello e glielo racconto. Sei andata da Fiorello e sei cascata davanti a Fiorello. No. Dai, racconta l'amore. Ah, ma veramente devo raccontare. Ma che fa? Io sono curiosa. Io pure. Conan, pure tu. No, Conan, no, che vedi, se ne va, non è curioso. No, dai, racconta, dai. Ma veramente? Sì. No, ero andata a fare un provino per Ugly Betty, faccio l'attrice, per Ugly Betty, sarebbe Betty la brutta. Sì, cose. Sì, vabbè, a un certo punto, ecco, ero perfetta, mi ero vestita proprio a cesso, a scorta, ero brutta come la morte. E niente, praticamente, pensa che sono uscita di casa, ho detto ciao mia madre, e mia madre ha fatto sì. Ho detto, mamma, sono io. Ero veramente brutta fa. Però con i vestiti suoi di mia madre, quindi non vorrei dire... Vabbè, no, poverina, ma è... Vabbè, sta a posto. E che è successo? A un certo punto... No, no, sono matta, però sono sana. Allora, che è successo? Sono andata a questo provino. Il problema che avevo messo, mia sorella usava queste ceste di scarpe che io odio, si chiamano le ballerine. Ecco, ecco, male, male, anima proprio, non si può. Proprio. No, l'antitutto. Ecco, infatti no, io dovrei andare su OnlyFans con le scarpe di mia sorella. Vabbè, comunque a parte se. Vado con queste ballerine che mi andavano larghe, perché con queste ballerine. Ah, il classico quando avanza tipo i due ditini dietro. Io sono 38, quella mia sorella ha 39 e mezzo, quindi però mi aggrappavo con i piedi con le dita così dentro io sentivo che sentivo tutto a terra, sassolini, sentivo tutto, no, ma erano le ballerine, quindi però andavo come a Conan praticamente. Vabbè, niente, vado, arrivo, faccio il provino e praticamente mi hanno preso, perché succede che io apro e cado a terra, ma veramente, no, cado a terra, sbatto alla porta, perché era una porta di vetro. Non l'ho vista, l'ho presa in piedi e quello mi hanno preso così, senza parlare. Vabbè, poi non si è fatto, la sfiga pazzesca, però che faccio? Esco dal provino felice e la mia felicità, la mia agenzia era a Piazza Mazzini, una traversa, e c'è un bar dove stava sempre Fiorello. Come se io lo conoscessi, ma io l'avevo conosciuto Fiorello. Ciao! No, che mio succede? Che io chiudo lo sportello, esco, vedo Fiorello sulla moto, stava parlando con un'altra persona. Siccome era mezzo piovuto, i San Pietrini un po' messi male, io scivolo, cado, mi vola la ballerina, la ballerina mi vola dall'altro lato della strada, io non lo so che volo, io cado a terra, sbatto ai piedi di Fiorello che stava sulla moto ferma a parlare e io ho fatto finta di essere morta praticamente. Quella mi faceva tutto bene, ma io pensando che lui mi conosce, come se mi che fosse amico mio, la figura di merda che ho con Fiorello, che ho detto no, devo far finta che sono morta, perché sennò lui mi vede e faccio brutta figura, che sono vista come un gesso, capito? Avevo tante emozioni dentro di me. No, ero non le so raccontare, non te le so esprimere. Ma Fiorello poi ti ha raccolto da terra? No, mi ha aiutato con un braccio solo, io me ne sono andata così, così senza una scarpa, perché non la sono manca andata vestita di me, vestita mostro, pazzesco, un cesso inaudito. Arrivo dalla mia agenzia, vado nel portone, faccio no Giorgia mi devi aiutare,
apro e lei mi fa, sì, ho fatto, ciao, sono io, Olivia, ma che hai fatto? Qua ero tutta col sangue perché avevo sfreccato, avevo il sangue da qua, sporca perché aveva piovuto. Senti, facciamo una il naso, non Fiorello, ero brutto. No? No, Fiorello, se ci stai scusami, ascoltando, sentendo, ti chiedo guardando, scusa che non ti ho, snobbato. Scusaci per Livia, era Livia, era ero questa io. Bellissima ragazza che forse lì sembrava... Vabbè, ma era un gesto, dai. Che c'entra? Vabbè, però dai... Ma era per lavoro. Era per lavoro. Intanto per la felicità che ti avevano preso. No, mi avevano preso. Mi avevano proprio fresata a terra. Vabbè, comunque niente. A parte quello, mi aprirò pure io un OnlyFans e avrò tutto dei fans da soli. I piedi, dai, i piedi. No, i piedi ancora no, non mi interessa. Ma allora vedere, cosa? Cioè, fai vedere dopo, una sola. Ne fai sale, vedere una sola. Ne faccio vedere un piede solo. Quello sano. Le scrivo e scrivo. Piede solo. Sono OnlyFans, la sinistra. No, la sinistra, no, no. No. La sinistra. Niente, i sinistri, mo c'è sinistri, sinistra, non si capisce più niente. Il centro. Io non, no, no, io non sono di niente, di nessuno. Sono io, Olivia. Il piede di qua. Il piede di qua. Il piede mio. Il piede di qua. Il piede di qua. Così starò. Va bene. No, no, senza fare. Va bene, no, a parte sì. Vabbè, quindi no, riguardo i tradimenti e tutto questo... Ma era tutto per sdeviare il tradimento? Tutto questo, ecco, era questo il discorso, vero? Io finora non Samuele, sono mai stata tradita, mo non so. Lo vedo un po' troppo interessato a questo argomento del tradimento. E mo li facciamo lasciare, basta. Mi interessa anche l'argomento di Fiorello, perché se si vuole venire Fiorello... Magari. Ma non verrà mai Fiorello, figurati. Fa, lui sta è una sfida allo sponsor qui. Alla sì, alla sponsor. No, vabbè, scherzo. Andiamo noi da lui alla cartolibreria, all'asta. Andiamo pure Manola con noi. Andiamo Manola, io vengo con lui, con il cane. Dai. La mortazza glielo diciamo, eh? Andiamo, che ci frega. Al massimo dice ciao. No, ma non sarà così scortese, no, è carino, dai. Fiorello, dai. No, no, è carino. Senti, quindi questi tatuaggi mi hai detto hai cominciato tardi. Sì, ho cominciato, oddio, tardi, tardi no, perché comunque avevo sempre intorno ai 20 anni, qualcosa del genere. Ma come tutta, pure volevo... tutta, sì. tutta, pancia quasi, anche, sì. Braccia, tutto. Schiena, gambe, piedi. A patatina? No, ma io lo voglio vedere, no. Come faccio? Ah, là no. Ma c'è una, segui una direzione? Cioè, quando te fai il primo tatuaggio, no? Sì. Io non ho neanche un tatuaggio, sono ignorante. Quando te fai il primo tatuaggio, poi per fare il secondo, cioè, magari i primi 3-4 l'hai fatti lontani o dall'altro, diciamo, in parti diverse del corpo. No, per assurdo no. Io ho cominciato con le braccia. Ora, se devi fare un altro, guardi quelli che hai già e segui una direzione. Samuele, no? Vieni qua a fare. No, assolutamente no. No, no, adesso per esempio ne ho uno il 13. E dove? In quale spazio? Dove? Uno spazio vuoto che mi è rimasto, che è il ginocchio destro. E non c'entra niente con quello che c'è intorno. Anche, no, anche assolutamente, lì. Questo è. C'è un pezzo di seno, guarda, un pezzo di seno vuoto. Lì no, c'è. Non lo fare. No. Io lascerei. Mi devo ritoccare un tagliettino, una cosa. Non... Io lascerei dei pezzi, lasciali sempre. Dei pezzi il viso non lo fa. No, il viso no, non bella, sono... Ma non che non siano no. belli, è che poi. Sai che, si cioè, crea che a lei macchi. Stanno proprio bene. A lei stanno bene. Guarda, se è un personaggio, cioè nel senso... Io guarda, l'ho fatto perché mi piacevano, perché non so perché siano venuti... Ma te li sei misurati? No. Cioè, non, perché arriva uno e dice, io ho il 90% del corpo... No, adesso vai con gli spazi, perché non ho più certo il range di prima. Quindi devo vedere delle cose che entrano in quei spazi che sono rimasti. Ma sono vuoti. Sempre pensate quelle cose, non sono a caso così perché no, ti piace no. Il disegno, è sempre un no, significato. No, io ho sempre amato questo stile qui, che è questo stile di tatuaggio tradizionale americano. Uh-huh. È vero, la tigre, il cuore. Molto americano, è vero. Questo è proprio americano. E come americano. Lo scegli il tatuatore? Cioè, ti devi fidare perché... Assolutamente sì. Ti rimane... Ti rimane no, la allora, questa è una cosa seria. A oggi si vede veramente dei scempi e gente, io la vedo anche, io sono stata molte volte in convention. Roba, vedi la gente che è rovinata, rovinata, inconsapevole. Io? Magari fatti da molto giovane, quindi ti ritrovi delle scritte dove che te non ti legge identifichi più, non si leggono più, quindi andrebbero ripassate, perché andrebbero fatte delle cover, oppure proprio non ti senti più il tatuaggio addosso, magari... Ci sta che io uno si voglia. Io li sto togliendo tutti, eh. Li ho vero, fatti cioè... dai 16 anni in su, ho cominciato. Perché magari ti fai... Questo è bello invece. Questo no, è bello. Il fiorellino, a me io ti fai... Vedi, questo sul che piede che ha. Converte, ma abbiamo so, qui, so, ma dice che i piedi funzionano, tira su. Non so se è una farfalla, a parte... Non so se è una farfalla o un fiore. No, io ce l'ho la farfalla dietro al sedere.
non lo so pure più. Là c'è tutto non un si casino più niente. La scritta che ho qui non legge. Ma scusa, la farfalla di Tarzidele come l'hai vista? Che una farfalla, che ne sai che non ti hanno fatto un ragno? Oh, ho scelto la fotografia. Una rana, ma se te scegli la fotografia, quello... mo è diventato una rana sicuro. Una rana. Sicuro. Mo da farfalla è diventato Gerino. No, sembra la farfalla da che nasce? Dal bruco. Ma... fatti un bel bruco. Ma secondo me mo è bruco, fidati. Fidati che è ritornato. E io l'ho fatto perché quando ero piccola avevo un problema con la cioè, no, un problema. Ho sempre avuto. Avevo un problema, no? Un problema. Avevo la lingua più grande della. No, della bocca, se no ero a fighi fanno. Però no, avevo una lingua molto grande per il mio palato, poi ho allargato il palato e tutto è andato bene. Però per diversi anni mia madre, che non mi portava da dentista, io stavo così. Tante fotografie alle elementari erano. Ah, quella è Livia, sì. Qualcuno di mia conoscenza però. Il microfono, scusa. Ah, va bene. Allora, adesso che so così, sì, ma infatti vado da dentro, e quindi stavo così, perché ho detto questo? Ah, sì. Perché il tatuaggio, arrivare al tatuaggio che sei ritornato. Perché è successo che sono andata in piscina, rimasta attaccata con la lingua. Cioè, era sera, una falena. Che ride sta stronza di merda? Scusami. No, io le voglio bene, però sì, a volte è anale. Ognuno vuole bene a modo suo. Sì, a modo allora è successo che mi è una falena enorme, mi è entrata in bocca e io così, vicino a mio padre, che faceva ah, 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 e lui smettila di giocare, smettila. Ah, 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 ero disperata e poi mi hanno levato questa bistecca che mi ha... E io l'ho odiato da allora le farfalle e ho detto, mo me la devo tatuare nel... Non dentro, non si può. No. E allora me la sono messa... Nell'ano, capito? Quando apri e chiudi fanno le ali. No, che schifo! Ma quando è grezza schifosa. No. Era per dire, ha usato però l'immaginazione. Però è carino se ci pensi, apri e chiudi. Ho vomitato per un secondo. Vabbè, no, non parlo okay. più. Come apri e chiudi? Che mi apri e chiudi? Quando non mi va dai, bene, dai. Ma... Il famoso twerk. Ecco. Nel twerk. Che cos'è? Io non le so. Ah, ho capito. Che la sorta di... Ho capito. No, io praticamente... E niente, quindi me la sono tatuata dietro al sedere. Così. Vabbè, ve l'ho voluto raccontare, un tatuaggio. Però secondo me sono fighissimi. Sì, però te l'ho detto, nel tempo è andata così. E c'è qualcuno che ti toglieresti? No. Che non ti... No. Ti piacciono tutti? No, c'è un aneddoto. Allora, prima che avessi il negozio, volevo praticamente entrare a lavorare. Lo vuoi appoggiare qui, lì? La pizza? Sì. No, alla fine o me la mangio o... No, questa è tua, io mo te la conservo così, guarda. Praticamente, dico, dovevo lavorare, vado a portare il curriculum, vado in un noto supermercato della nostra città. No, voglio sapere il nome io. No, ma sei matto, io non voglio pagare nessuno. E mi fa, dice, guarda, è inutile che lasci il curriculum perché hai troppi tatuaggi, comunque non ti prenderemo. Ma questo era il proprietario del... Era un commesso o era proprio il proprietario? No, del... era una persona che era addetta a questa roba qua. Dico, vabbè, ma nel senso sono una persona pulita, mi lavo, cioè nel senso... Anche perché ti assicuro che è un investimento importante, non è che... Dico, vabbè, io tutto... Gli ho detto anche al dietologo, ma mi ha fatto perdere 10 kg lo stesso. Con quello che ho speso. E quindi io lì non avevo le mani, non avevo il collo, comunque avevo le braccia normali. A quel punto lì ho detto, bene, anche in questo caso io faccio quello che voglio, mi sono tatuata le mani, il collo, perché proprio... Ci hanno proprio quasi portato, sì. No? Sì, sì. Certo. Adesso un po' le cose sono cambiate, però io non credo di essere una persona che non è in grado di fare un lavoro perché ho un tatuaggio. Ma no, questi sono... Chi ancora... Cioè io lo dico sempre, se io mi sento male e arrivo in pronto soccorso, a me, no. Se quello davanti ha OnlyFans, tatuaggio, ma che me ne frega, cioè, mi devi curare, cioè. È un po' un luogo comune però questo, no? Non lavori, non ti prendo perché hai... E adesso un po' si è molto ammorbidito. Un po' si è ammorbidito, anche poco, se ancora poco. C'è il chiacchierino, uno passa. Io passo, sento, sì. Praticamente è il sottofondo della mia vita. Bello, che ne pensi del catcalling? Catcall, lo fanno? O no, perché giustamente... Che cos'è? Voi siete anziani, non, lei è più giovane, capisce, voi siete anziani. Catcalling, se te passi, no, io ti faccio, ti fischio,
e catcalling. Allora, su questo bisogna stare attente perché... Via. Aspetta, dai. Perché su questo mi fa entrare in degli argomenti così spinosi, perché poi bisogna vedere se la femminista si incazza. Sinceramente, a me se passa uno e mi fa un complimento dalla madre... Io ho conosciuto mia moglie, gli ho detto che era bella e è stata contenta a 23 anni che l'ho sposata, quindi... No, però se l'hai presa all'epoca. Sai che cos'è che... Ti interrompo, la cosa che mi dà fastidio a me è quando ci sono gli uomini accompagnati dalle loro donne e io passo e magari si girano, mi guardano in silenzio con quella vicino. Cioè lì mi verrebbe da dire, ma non te giri, girati perché ti lascio. Vergognati. Capito? Quello però che io penso, però se passa una persona e fa un apprezzamento alla fine. Ma qual è il problema? Pensa quando che non bello, arriveranno brava. Più. Grazie, Lili. Perché? Dio, insomma. Faccio proprio così. Io faccio un sorriso. Ah. Io faccio un sorriso e cammino. Sì, però ovviamente la cosa deve essere educata e rispettosa. Ovvio. Perché sennò... Io ho visto persone che si arrabbiano perché se gli dici sei bella, quella si incazza. Cioè sì, vabbè, ma perché... Quelle hanno problemi. Fisse, capito? La femminista, no? Sono quelle non mi appunto puoi dire, che giudicano. Non mi puoi fare, non sì, mi puoi parlare. Ma nessuno giudica, però se una persona è educata, a me capita, no? Magari, che ne so... sono al bar e ti fanno complimenti, poi capita, cioè io mi rendo conto di non essere una persona stereotipata agli altri, quindi devi mettere in conto anche che bravissima. Se entri in un supermercato o in un bar o in un negozio, ti fermano e ti possono chiedere qualcosa sul tatuaggio, oppure ti dicono guarda sei una bella ragazza, cioè se te ti incazzi, ritorna sempre la vecchia frustrata, la femminista frustrata, tromba. Sì, brava. Tromba. Bravissimo. D'accordo. E se non è un consiglio che voglio seguire. Da sola. Ecco, no, ma bravo, infatti, Samuele. Ma infatti, secondo te, io quello che dico, visto che tanti ti chiedono proprio aiuto, che vedi mia moglie o la mia compagna, non faccio più niente, perché io una cosa che ho notato, credimi, ti giuro, ecco, sì, pure Conan, aspetta un secondo, che la maggior parte delle molte persone che conosco, dopo il parto, cioè accanto hanno neanche l'amico più. Ma perché non sono, perché sono mamme, io vedo anche tante mie amiche, e lo vedo perché le mie amiche, la maggior parte, hanno dei figli, non hanno più la femminilità, cioè non sono più donne. No, e secondo me è la cosa sbagliata. Più sbagliata. Capirai, lo dici a me, io sono proprio per la guerra contro questa cosa. Io pure. Perché ti annulli. Noi siamo molto più di prima. Bravo. Io di prima ero meno. Cioè io non penso che la sua femminilità sia meno perché ha dei figli. Cioè il figlio è la ciliegina sulla torta di una costruzione personale di una famiglia. Però lei quando è in camera sua con il suo marito, lei è una donna. Faccio molto di più di e gli piacciono le stesse cose che gli piacevano a 20 anni. Giusto. Anzi, adesso gli piacciono di più perché ha una consapevolezza diversa di lei e probabilmente anche del proprio corpo, delle proprie esigenze. Vero, vero, vero. Quindi, è vero. Però se tu parli così a una donna, ti dice... ma io mica faccio la mignotta, perché è una mignotta fa la mignotta con tuo marito? Sì. No, dovresti farlo invece, dovresti lo farlo, so, cara lo mia so. Bella. Però dopo non ti arrabbiare se lui paga il mio abbonamento a OnlyFans. Senti Manola, ma alle ragazze giovani che si vogliono avvicinare a questo mondo, un consiglio che daresti, tu che ormai ci sei dentro, sei ben navigata? Non si apre OnlyFans per comprarsi le borse di note marche. Ok. E questo è l'errore che molte fanno, perché ovviamente... C'è guadagno. OnlyFans è un'opportunità, ma deve generare un'altra entrata. Nel senso, tutta la vita non puoi fare quello. Perché ovviamente, certo. Magari io sarò fortunata per un altro anno. Quindi diciamo farlo con intelligenza, non farlo solo io così. Io penso che in quel momento devi veramente tirar fuori le palle e essere imprenditore di te stesso. Okay. Quindi un buon imprenditore non va, adesso io sono a Roma, bene, potrei prendere, andare a comprarmi borse, scarpe. Certo. Non lo farò, perché... Cioè, o meglio, lo potrei anche fare. Ma lo fai per levarti però, qualche sfizio, sì, ovviamente, certo, però non è il tuo obiettivo, no? No, non è quello. Cioè, aprire OnlyFans per togliersi, per alzarsi la mattina alle 11 e comprare delle cose frivole, inutili, non è importante. È un'opportunità per guadagnare velocemente, mettersi da parte un gruzzolo che nella vita normale, facendo un lavoro, tra virgolette, normale... Ci metti anni, investili nello studio o investili in un altro progetto.
Brava Manola, hai dato un veramente brava. Perché bravi, diventiamo amiche, Manola. Guarda, sono d'accordissimo, Manola, con te. Dai, sposiamo la nostra... Io la vedo così. Cioè, è una cosa che ti farà generare altro. Bravissima. E quello imparerai anche tu a gestirti. Poi un domani in un'azienda, o in un negozio, vuoi fare la parrucchiera, vuoi aprire il tuo centro, ti piace fare le unghie? Bene. Brava. Hai OnlyFans, ti apri il tuo. E te lo crei in modo... Però te lo crei, ma te già sai essere imprenditrice, perché l'hai fatto prima. Certo, giusto. Allora, noi mo vogliamo farti una domanda, cioè te la fa lei, perché io ripeto e sottolineo, io queste domande non le faccio. Però lei ci la lasciamo fa. Con una bella risata, dai. Ci lasciamo con una bella risata. Vabbè, e lei ti vuole fare questa domanda. Ah, perché la so fare io? Perché ti sta La peggior cacca della tua vita. Hai mai fatto una cacca da il qualche... giorno in cui non eri nel posto giusto e neanche nel momento giusto e ti è scappato quello che è fisiologico. Non ti dico che la peggiore cacca della tua secondo vita. Me peggio ti guardi Fioretta Mare non esiste. Non però, ce n'hai vabbè. Una? Ce l'hai? Ne ho una, no, sì, come no. E raccontacela, dai Manola. No, vabbè, ma è abbastanza, credo sia normale. Dovevo registrare la puntata di Avanti un altro. Ma la colica proprio. La colica renale proprio. È presente proprio lo strizzone. No, mio Dio. A schizzo, pure questo. No, ma perché i bagni davanti a sono proprio sporchi, sporchi? Brutti, brutti? No, non sono proprio sporchi, sporchi. Però foto, dai, tutti insieme, entriamo. Entriamo. Quindi corri nel esci dal container dove ti hanno truccato, dove sembri una roba che non è più successo un trucco così nella vita. Corri, attraversi, vai in bagno, però visto ci sono quelli con le porte un po' aperte, quindi devi stare in silenzio e piano piano. E come facevi se quella ti lo so quando è piano, così è piano, doloroso piano, e rumoroso. E Pilates, visto che ti stringe, ti aiuta. Sì, da morire. E lì è stato imbarazzante ovviamente. Però poi sono uscita e stavo bene. Era come bomba. Se mi fossi tolta un peso, effettivamente. Sì. Beh, quello è un grande peso, sì. Sicuro, sì. Però ho avuto l'ansia da... Da prestazione proprio, sì. Perché se c'era qualcuno che doveva entrare dopo... C'era sì, hai ragione, i cosi sotto. No, ma perché poi quando sono questi strizzoni qua... Non puoi reggere. E sono rumorosi, io già mi pensavo. Hai visto? Sono rumorosi perché c'è aria, misto tutto. Sì, ma proprio la pancia gonfia, sì, che sì, poi sì. All'improvviso fa sei mesi, poi esci di lì felice perché tanto poi mi sì, ti sì, che uno esce dice ha cagato, quella ha cagato. Quella ha cagato, ce la faccio. Quella ha cagato. Sì, Manola. Mi piacciono quelli in aereo. Visto quando escono dall'aereo che sono stati dentro più di 5 minuti, quindi si vede, è vero. E vedi la faccia che fanno, perché loro lo sanno. Ma scusa, ma in aereo poi che si sente forte... Poi dove volo? Dove fuori? Non sai, visto qualche volta quando cammini per strada senti un po' quelle gocce? Ma dove arrivi? Ma dove arrivi? È quella! Lì. È la merda! È la merda degli aerei! Che cazzo! Manola, vabbè, Manola. Guarda, grazie, grazie a voi. È stata un amore. Veramente, sei un amore. Sei grazie una persona che sprizza gioia, sì, positività sì, e meriti tutto quello che hai. E ti auguriamo che tutto vada per il meglio e aumenti il lavoro e aumentano le possibilità perché te lo meriti. Ma di esprimere te stessa davvero. Proprio come stai facendo. Grazie guarda. Mille, per me è stato una gioia, veramente una gioia, anche vedere magari voi. No, guarda, noi ti ringraziamo. Esatto. Noi ti ringraziamo perché ci hai dato fiducia, perché noi siamo agli inizi, quindi sei stata molto molto carina. Le cose belle partono sempre da un punto. E voi siete all'inizio, siete partiti da un punto. E quindi secondo me può essere solo che una scia positiva. Grazie. Grazie mille. Grazie. La scia positiva dopo la cacca, però. La scia positiva. Vabbè, la cacca è positiva per le donne. La cacca è positiva. Tutti fuori. Quando ti vengono quelle coliche di 2-3 giorni. Lo sai qual è il secondo cervello? L'intestino. Noi che facciamo secondo un po' me di il pilates. Mio è il primo, però. Cioè io ho questa inversione. Sì, non lo dire. C'è anche il cervello, tutti gli organi. Gli uomini hanno un altro cervello, poi te lo dirò un'altra volta. C'hanno un altro muscolo. Grazie, dai, ti facciamo grazie una fotina, un bacino. Dammi un bacio. Grazie, Manola, sei un amore. Veramente...